Gemma Galgani aveva accanto a sé sempre l'angelo custode. Ce l'abbiamo tutti accanto l'angelo custode, ma l'angelo custode di Santa Gemma Galgani si faceva vedere fisicamente e ne parlava in continuazione. E Santa Gemma Galgani dialogava con l'angelo custode, Io questo pregiato video, ve lo metto nel riassunto, così voi lo potete vedere e ascoltare nella sua interezza e potrete vedere quant'era bello questo angelo custode. Anche Gemma Galgani è bella, eh? Non era una suora, era una laica, ma aveva una fede in Cristo, per cui era molto amata dal suo angelo custode, che ne parlava. E si faceva vedere fisicamente, era un angelo custode bellissimo, era più bello di Alain Delon. E Santa Gemma Galgani era tutta felice quando parlava col suo angelo custode, che era tanto bello. Beh, cari amici, dicono che anch'io dovrei avere un angelo custode, però il mio angelo custode non si è mai fatto vedere, boh, nemmeno mi ha mai parlato. Chissà se il mio angelo custode è di sesso maschile o di sesso femminile. Santa Gemma Galgani ce l'aveva l'angelo custode, bellissimo. Ma era di sesso maschile. Io, a rigor di logica, io Serafino Massoni dovrei avere un angelo custode di sesso femminile. E voi che dite, amici miei, che dite? Non sapete, se non sapete cosa dirmi, andate in libreria e comprate qualcuna delle mie opere, ok? Bene, cari amici, a tutti. Tanti cari saluti da Serafino Massoni.